pochissimo tempo per farlo e ho deciso di fare il tag più difficile che io abbia trovato. Brava Giulia! Ciao bellissimi, il video di oggi è un book tag per un semplice fatto: non ho tempo. Sto studiando tanto tanto, però mi dispiaceva l'idea di lasciarvi senza il video del mercoledì e quindi facciamo un book tag molto bello e molto veloce. Ed è anche per questo che mi vedete così, perché effettivamente io non avevo voglia di conciarmi per il video e quindi sono a caso, totalmente a caso. Il tag che vi porto oggi è Nella biblioteca del pittore book tag, che è un tag con un nome bellissimo che mi avete consigliato i migliori, devo starlo dire. E visto che il nome mi piaceva tantissimo, ho preso la palla al balzo e l'ho fatto oggi, solo che mi sono reso conto che le domande sono difficilissime, nel senso, è stato difficile trovare i titoli che non fossero sempre ripetitivi, perché alla fine vi propongo sempre gli stessi 5 libri, ma non ho 3000, ma boh, mi vengono in mente quelli. Alcune domande proprio non sapevo che risposta dare, quindi adesso andiamo a vedere subito e scrivetemi qua sotto le vostre risposte, che visto che ho avuto difficoltà mi farebbe piacere vedere cosa avreste risposto voi. Uno. Neoclassicismo. Canova, Amore e Psiche. Un libro con una storia d'amore complicata e travagliata. Secondo me il libro mastro delle storie d'amore complicate e travagliate è Cime tempestose di Emily Bronte, assolutamente, e per quanto io cerchi di trovarne un altro, quello lì è veramente il top delle storie d'amore travagliate e tristi. Realismo, Courbet. Oh mio Dio, i francesi. Courbet, non lo so, no. Spaccapietre, un libro che tratta delle realtà attuali della società. Anche qui è una risposta molto banale, un po' perché non mi sono venute in mente molte possibilità per questa domanda, perché secondo me questa è proprio perfetta, ed è 1984. Sapete quanto io ami questo libro? Secondo me tutta Italia dovrebbe leggere 1984 e rendersi conto di esserci dentro. Ma forse anche tutto il mondo, non solo l'Italia. Quindi sì, secondo me è molto rappresentativo. 3. Impressionismo. Monet, Cattedrale di Rouen. Che tra l'altro questo devo saperlo pronunciare perché ho fatto il video dei miei quadri preferiti, ve lo lascio qua sotto. Un libro che ripropone una storia già presentata in passato ma con un sapore diverso. Io a questa domanda non ho saputo trovare risposta, perché in teoria vuole qualcosa che era già stato trattato prima, tipo boh, una favola, una fiaba, e riproposto in un altro libro, ma io non ho mai letto nulla del genere e non saprei cosa rispondere. Mi dispiace. Sento suonare dei campanelli. Questa cosa, anche perché chi c'ha un campanello qua in giro. 4. Post-impressionismo, Van Gogh con La notte stellata. Un libro dai sapori malinconici e tormentati. Qua era ovvio, secondo me, che scegliessi Veronica decide di morire. Intanto perché rispecchia perfettamente la domanda, ma poi perché in copertina ha La notte stellata di Van Gogh. Art Nouveau, Klimt, con un quadro che non riuscirò mai a pronunciare, perché figurati se sono capace di prenderla giusta. Adele Bloch-Bauer. Un libro con una trama lineare precisa e ricca di dettagli. Comunque io ho scelto Il barone rampante di Calvino perché ha una trama estremamente lineare. Un ragazzino non vuole mangiare la zuppa e quindi per protesta va a vivere sugli alberi e ci rimane per tutta la vita. Cubismo, Picasso, Guernica. Un libro dove la geometria fa parte della storia. Devo dire la verità, non ho ancora letto nessuno di questi due libri e uno l'ho scoperto girovagando per il web, mentre l'altro lo desidero da tipo una vita, ma non l'ho ancora comprato. Il primo è Punto, linea e superficie di Kandinsky e il secondo invece è Flatlandia, dove effettivamente il mondo tridimensionale incontra quello bidimensionale. Deve essere carinissimo, interessantissimo, quindi voglio anche questo. Futurismo, Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio. Un libro che ha iniziato ma mai concluso. Avevo due o tre libri, ma per non essere banale e ripetitiva dirò La morte del padre. Realismo, Dalì, La persistenza della memoria. Un libro che ha molteplici significati, ovvero cambi di punti di vista. Come ho detto nell'altro video, io i punti di vista non mi piacciono particolarmente e non ho letto tantissimi libri con dei cambi di punti di vista. L'unica risposta che più o meno secondo me combacia è Esercizi di stile, dove per l'appunto si riprende la stessa storiella e l'autore la ripropone con tantissimi stili scrittura diversi. Mi ricorda il primo anno di università perché ci ho fatto un lavoro di grafica sopra e mi piaceva un sacco. Espressionismo, 9. Rothko con i grigi. Un libro che è molto più profondo di quanto appare. Non essere sempre banale, perché secondo me sapete cosa volevo mettere, se lo sapete scrivetelo qua sotto. Vi dico Una bambina agli spettri. Perché questo libro? Perché dal fuori, secondo me, non ti diceva così tanto quanto è contenuto effettivamente nel libro. Il libro è veramente interessantissimo, molto particolare e che ti lascia un senso di
tristezza, malinconia, è molto molto bello. E secondo me da questa copertina, da questo titolo non si capisce. 10. Ultima domanda, Graffiti, un libro uscito da poco. Il libro che è uscito da meno tempo, proprio come stampa, e che ho letto, mi sa che è Io e Mabel, che è uscito quest'anno tipo febbraio, marzo, non mi ricordo. E direi che il più recente che ho in libreria è proprio quello. Tag è finito, scusatemi se è veloce, se è fatto così, un po' raffazzonato. Però davvero sono in pieno casino e sto cercando di trovare un equilibrio tra continuare a portare video sul canale e riuscire comunque a mettere l'impegno che serve per l'università. Scrivetemi qua sotto le vostre risposte, perché in realtà io voto tutta sta tiritera per sapere le vostre risposte, perché avendo avuto io difficoltà mi fa piacere vedere le vostre. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi.